Buongiorno ragazzi, allora facciamo un'assonometria isometrica. Di che cosa? Di una figura semplice ovviamente, quindi abbiamo il nostro piano inclinato che ha come asse W a 90 gradi, l'altra asse K, piano ausiliario, piano orizzontale. Qui facciamo partire a 90 gradi da X l'altro asse, qui abbiamo il piano di ribaltamento, piano verticale, questo lo chiamiamo O1. Facciamo sì che sia una figura particolarmente bassa. Facciamo un prisma. Parallelamente proiettiamo, questo non lo vediamo, quindi è un tratto punto, questo lo vediamo. E questi due punti li vediamo. Chiudiamo questo prisma con una parallela a W. Proiettiamo l'altezza e le altre altezze non ci sono, ok? Quindi questo puntando in O1 avremo le altezze della nostra figura. Vado sino alla fine dei nostri piani e come al solito prendiamo la penna rossa per proiettare i punti della faccia davanti. Questo va qui, questo va a terra, questo va all'altezza più alta, questo va sia a terra sia all'altezza più alta. Quindi la nostra figura in realtà è questa. Ok? Ripassata malamente. Prendiamo il blu per la faccia di dietro, questo punto è questo e si unisce tratto punto alla figura di prima. Questo punto è un punto a terra, si unisce tratto punto alla figura di prima. Questo è un punto alto e si unisce tratto punto alla figura di prima. Questo invece è esterno, quindi fa da spessore al nostro oggetto e questo è unito. Ok, prendiamo l'asse Y, O, Z, L, T. Faccio davanti sempre in rosso, parallelamente a X, arriviamo sino a Y, 45 gradi e andiamo sino alla sua altezza. Abbiamo ottenuto il primo punto rosso. Parallelamente a X, 45 gradi, questo è un punto a terra. Parallelamente a X, 45 gradi o compasso, fate voi uguale, andiamo al punto alto. Qui invece abbiamo sia il punto a terra sia il punto alto. Ok, uniamo la nostra figura. Eccoci qua. Va bene? Prendiamo di nuovo il blu per fare la faccia di dietro. Per fare la faccia di dietro ci sono questi punti parallelamente a X. Ok, andiamo su. Questo lo vediamo, uniamolo già. Questo 45 gradi, siamo a terra, lo vediamo e questo è lo spessore, come ho fatto prima, ve lo tratteggio. Poi questo punto qui è coincidente, però noi su questo punto abbiamo il punto in alto, ve lo ricordate, quindi in realtà noi andremo sin qua. Per essere interessati a lui, uniremo questo e questo è ancora spessore di figura. Poi andiamo qui e andiamo su, ma questo è un su tratto punto perché guardando da questa parte ovviamente non vediamo quell'elemento. Ok? Benissimo. Dobbiamo fare una assonometria isometrica, quella che stiamo facendo noi adesso, quindi OQ, non ho messo PL, non ho messo piano di ribaltamento, fa niente, le abbiamo compensate subito. Questo è il nostro asse Y, questo è Z, no, X, questo è Z, Z, Y, X, origine, PO, questo è il PV, questo è il PL. Ok, cominciamo con la penna nera, facciamoci la faccia rossa e diciamo che questo è il punto 1, questo è 2 su un'altezza 3. Quindi qua mettiamo 1, qui mettiamo 2 e l'altezza relativa la chiamiamo 3.
parallelamente a Z, parallelamente a X, facciamo un punto di incidenza, che è il punto a terra di questo punto qui, parallelamente a Z andiamo su con 2, andiamo da questa parte, tiriamo sul punto a terra e abbiamo ottenuto il primo punto vero rosso della faccia davanti. Ok. Poi andiamo a fare il punto a terra, chiamiamo 4, chiamiamo 5, 4 sta più o meno da queste parti, 5 sta più o meno da queste parti, è un punto a terra. Quindi. Allora, eravamo rimasti a 4, 5 che già erano un punto a terra, la parallela da 4 l'avevamo mandata. Questa è la parallela da 5, essendo un punto a terra già rosso, lo marchiamo già col nostro puntone rosso, così ci ricordiamo. Qui accanto abbiamo il punto 6, il punto 6 ha bisogno del punto 7, è su un'altezza 8, quindi 6 più o meno sta da queste parti, 7 sta più o meno da queste parti, da 6 una parallela Z, da 7 una parallela X, 8 lo mettiamo qui in alto, parallelamente a Z tiriamo su il nostro 7, punto di incidenza, andiamo qui, andiamo su e abbiamo il punto alto, lo faccio di nuovo rosso ragazzi, ok? Quindi l'ultimo dei nostri punti è quello che otteniamo dall'incidenza di 9, 10, l'altezza è sempre 8, 9 rispetto a 6 sta più o meno da queste parti, 10 sta più o meno da queste parti, parallela, parallela. Punto a terra sì, assolutamente, e anche punto alto, quindi prolunghiamo l'altezza alta, andiamo parallelamente, andiamo con una parallela X, tiriamo sul punto a terra e questo è l'ultimo punto rosso della nostra figura. Proviamo a vedere che cosa succede unendo questi punti. Allora, questo dovrebbe andare qui, questo si deve unire con quello che proveniva da 9, fatemi girare così. Tentando di provare a fare il lavoro meglio possibile, questo va da qui a qui e questo va a unirsi da questa parte. Ok, questa è la faccia rossa. Adesso prendiamo la nostra penna blu e continuiamo, anzi, prendiamo la nostra penna nera e continuiamo il nostro disegno. Ripartiamo da questo punto. Questo punto si chiama 11, 11 ha bisogno di 12, 11 è prima di 4, quindi qua, poi 12 invece è prima di 2, quindi lo mettiamo qui, parallelamente, parallelamente, abbiamo il punto di incidenza a terra, questo punto è sulla prima altezza, quindi dobbiamo andare su 3. Il punto di incidenza va parallelo, tiriamo sul punto a terra e questo è il primo punto blu, facciamo il pallone blu. Allora abbiamo poi il punto a terra, questo punto a terra, questo punto a terra lo chiamiamo 13, 13 dovrei essere arrivata a 13. Con 13 ho bisogno di 14. Ok, quindi 13 si trova subito dopo 6 e 14 si trova dopo 2. Parallela e parallela. Punto di incidenza a terra. Questo so già che lo unirò per avere la base così, tratto punto, come unirò questo tratto punto. E come questo lo vedrò. Dopodiché andiamo a fare il punto alto. Questo qui eravamo arrivati a 14, quindi questo è 15. Per ottenere 15 avevamo un'incidenza con 5, quindi è sufficiente mettere 15 e
e andare in parallelo sino a quando troviamo 5. Questo è il punto a terra, però questo non è il punto a terra, è il punto alto che sta qui. L'altezza la portiamo su 5. Andiamo parallelamente a X, tiriamo sul punto a terra e questo è l'altro punto. Quindi la nostra faccia comincia ad assumere un aspetto un po' definito e poi andiamo a fare la spalla. Spalla che è 15, questo punto lo chiamiamo 16. Questo 17, l'altezza ce l'abbiamo sempre, allora 17 sta qui, il 16 sta qui, parallela, parallela, altezza alta, parallela, andiamo su. Cosa succede? Che questo è il nostro oggetto. Ci siamo? Lo vedete? Allora io adesso unisco anche il resto della base. Eccoci qua. Va bene? Perfetto. L'ultimo dei nostri problemi adesso è la solita ombra. Ombra prospettica, no, ombra assonometrica. Quindi questa linea non ci serve, scusate ragazzi, ad andare tra assonometrie e prospettive. Sto confondendomi. Facciamo allora la sorgente luminosa da questa parte, posta all'infinito, un'inclinazione molto molto inclinata e una direzione come al solito più semplice possibile, parallela, ok? Quindi punto basso, eccolo qui. Ricordatevi che stiamo parlando sempre di raggi luminosi. Inclinazione, eccolo qui. Facciamo col verde il punto così si distingue, questo è il punto ombra. Direzione passa per il punto basso, ok? Sempre frecciolina. Inclinazione per il punto alto, sempre frecciolina. Puntone per la nostra ombra. Punto, qua la direzione passa uguale, quindi facciamo direttamente l'inclinazione, inclinazione, puntone. Stessa identica cosa, passa lo stesso raggio della direzione di lì, l'inclinazione è questa, puntone, ce l'abbiamo qui. Qui abbiamo la direzione e l'inclinazione per i punti alti, ok? Punti a terra. Teoricamente, se fosse fatto bene il disegno, questi sarebbero tutti in linea, ma dato che l'imprecisione regna sovrana, uniamo prima i nostri punti che si determinano in questo schizzo poco preciso, ma non fa niente. Allora, sì, questa è la nostra ombra. Da questa parte vediamo tutto questo percorso qui. Andiamo da qui, andiamo qui. Quindi quello che si esclude dalla nostra figura è questo. La faccia principale della figura è questa che sto ripassando con il rosso. La parte in nero è lo spessore della figura, ok? Questa parte qui è lo spessore della figura. Ok, grazie. Buon lavoro anche a voi. Per le lettere io vi ricordo sommariamente soltanto che se io ho qua una B, vuol dire che a questo punto uno andrà a sistemarsi qua con uno, il secondo si sistemerà qui con due. Ok? A posto. Buon lavoro a voi, mettete per benino tutte quante le...